In lieve calo rispetto a ieri, i nuovi casi di Covid-19 registrati in Abruzzo sono 85, di età compresa tra 7 mesi e 83 anni. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2.515, 40 i guariti. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 1.660. Nel totale sono ricompresi anche 349 casi riguardanti pazienti persi al follow-up dall'inizio dell'emergenza, sui quali sono in corso delle verifiche. Sul fronte ospedaliero aumentano i pazienti ricoverati in area medica, sono 41 più 3 rispetto a ieri, un paziente in terapia intensiva, mentre gli altri 1.618 sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.318 tamponi molecolari e 3.625 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1,43%. Del totale dei casi positivi, 19.419 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, più 11 rispetto a ieri, 19.802 in quella di Chieti, più 12, 18.731 in provincia di Pescara, più 33, 18.006 in provincia di Teramo, più 32 rispetto alla giornata di ieri, 603 fuori regione e 118 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.